Allenamento straordinario della Rembukam oggi qui al Palazzetto dello Sport a Rivarolo. Sì, allenamento straordinario perché ci stiamo avvicinando al campionato del mondo e diciamo che tutti i ragazzi della palestra hanno contribuito con questa iscrizione un piccolo aiutino verso quei ragazzi che andranno poi comunque a rappresentare l'Italia ai campionati del mondo a luglio. Ed è anche un allenamento aggiuntivo per i bambini che parteciperanno al trofeo Ivan Reale? Sì, certo, un allenamento aggiuntivo per due motivi. Uno per l'Ivan Reale che si terrà il 2 giugno nella palestra qua di Rivarolo e soprattutto per gli esami che saranno poi comunque la settimana dopo e tutti questi ragazzini dovranno sostenere poi degli esami per il passaggio di cintura. C'è grande attesa per la presentazione ufficiale dei ragazzi che si presenteranno ai mondiali? Sì, c'è grande attesa. Aspettiamo la fine di giugno per fare indire una conferenza ufficiale in cui verranno presentati sia i convocati che hanno già partecipato, veterani così, agli altri mondiali, agli altri campionati europei, che le new entry, che sono comunque un bel gruppo di ragazzini su cui la federazione punta molto. Mario Bessolo, federazione regionale, Rembukam sta crescendo tantissimo. Il Rembukam sta ottenendo dei risultati eccezionali. Sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'ha dimostrato con le ultime gare che sono state fatte in Olanda, quindi oltre aver vinto il campionato europeo e addirittura degli atleti che hanno vinto precedentemente il campionato mondiale, si preparano ora ad affrontare questa nuova esperienza, che saranno addirittura presenti, mi pare, 90 nazioni, quindi è una cosa enorme. I campionati li faremo in Repubblica Ceca e naturalmente noi rappresentiamo la SKI, il nostro maestro è il maestro Miura, che è un grande, tutti voi lo sapete. Devo aggiungere che la squadra di kata maschile che rappresenta l'Italia è completamente della Rembukam. I componenti sono Buffo Marco, Terzano Lorenzo e Carlino Riccardo. E in più abbiamo un'altra squadra di juniores, praticamente la categoria dai 15 ai 17 anni, che anche loro sono della Rembo. Aspettiamo questa prova e sicuramente ci comporteremo bene. Bella figura la faremo senz'altro. Cosa rappresenta la Rembukam oggi? La Rembukam è quello che ci piace, diciamo, è quello di cui siamo orgogliosi più che altro, è che il vivaio è attivo e le nuove promesse sono state anche comunque riconosciute dalla Federazione Ski e questo appunto anche ai mondiali si vedrà. Ai mondiali c'è una grossa partecipazione e anche l'evento di oggi abbiamo visto che è sentito da tutti, non solo dagli agonisti e dagli aspiranti agonisti, e questo diciamo è un po' il fiore all'occhiello dell'associazione, del lavoro che il maestro Buffo fa da un po' di anni, e grazie anche ai collaboratori che lo aiutano.